Allora, oggi vedremo le configurazioni a singolo stadio a Vigetti. Chiaramente, diciamo, l'intento è sempre duplice, cioè da un lato caratterizzare le metiture comune, il vaso comune, le metture comune, però l'occhio deve comunque essere, diciamo, vigile anche sul modo in cui vengono risolte queste reti, perché poi quando avrete a che fare con reti diverse, l'approccio, diciamo, risolutivo resta quello. Quindi noi caratterizziamo questi particolari amplificatori, però poi, diciamo, il metodo di analisi è lo stesso per qualsiasi circuito voi abbiate. Allora, cominciamo con lo stadio alle metture comune. Chiaramente c'è una grande analogia con quello che abbiamo fatto con i circuiti a mosse. Si parte sempre dallo stadio di polarizzazione. Che sarà comune a tutti i circuiti che andiamo ad analizzare. Quindi la polarizzazione noi la immaginiamo effettuata attraverso uno specchio di corrente sulle mettiture che fissa di fatto la corrente di collettore e una resistenza R con B sulla base. Questo stadio di polarizzazione noi lo isoliamo dal resto del circuito attraverso l'inserimento di condensatori. Quindi avremo una capacità sulla base, una capacità sul collettore e una capacità sulle mettiture. Questo blocco, che diciamo è il blocco che il vostro libro chiama universale, sarà sempre lo stesso, comune a tutti gli stadi. Quello che cambia è dove mettiamo il segnale e dove andiamo a connettere il carico. Per le mettiture comune, la capacità di emettitore va a massa, il segnale che viene schematizzato con un generatore reale, quindi dotato di una resistenza interna, R-SIG, lo colleghiamo alla base. Il carico, che immaginiamo essere puramente resistivo, R con L, lo colleghiamo alla capacità di collettore. Noi vogliamo caratterizzare questo amplificatore. Che cosa significa caratterizzare? Significa trovare la sua resistenza d'ingresso, resistenza di uscita, guadagno di tensione e in questo caso anche guadagno di corrente, perché noi abbiamo una corrente che è la corrente entrante nell'amplificatore. Come si procede all'analisi? Si procede sempre per i soliti passi. Innanzitutto si fa l'analisi DC del sistema. Chiaramente, come vediamo, vale nella condizione di piccolo segnale, come abbiamo visto la volta scorsa, vale se l'ampiezza del segnale VBE, quindi tra qua e qua, è molto minore di VT. In questo caso io posso linearizzare il problema e quindi risolvere prima il circuito DC, il circuito DC che è soltanto questa parte, e poi risolvo il circuito in AC. Quindi, per intenderci, il circuito DC soltanto questo. Che significa risolvere il circuito in DC? Significa trovare il punto di lavoro, cioè la coppia DC-DCE. DCE, che è la tensione tra collettore ed emettitore. Tenete presente che in questo circuito qua valutare la corrente di collettore è istantaneo, tenete un generatore di corrente che ve ne impone, quindi non è che dovete fare nessun tipo di calcolo.
È possibile però che voi abbiate a che fare con circuiti di polarizzazione diversi da questo, e allora in quel caso dobbiamo applicare, come abbiamo visto, Kirchhoff, Revening, insomma, risolvere la rete per valutarne il punto di lavoro. Essenzialmente a noi del punto di lavoro ci serve la corrente di collettore, perché? Perché dalla conoscenza della corrente di collettore io vi posso calcolare G con M, cioè P su C, R pi greco, cioè C su PT, ovvero PT su P, R0, ossia B su C. Quindi mi posso valutare i parametri differenziali del modello che consegniamo. Quindi io risolvo la rete di C e poi vado a risolvere la rete a C, cioè la rete nella quale è presente solo il segnale, che è fatta così. Nel disegnare questa rete, io che cosa ho fatto? Ho spento i generatori di tensione, ho aperto i generatori di corrente costante, ho considerato cortocircuito le capacità esterne, perché l'analisi che andiamo a fare è un'analisi a media frequenza. Vi ricordate? Le medie frequenze sono quel campo di frequenze nelle quali io posso considerare che le capacità esterne sono dei cortocircuiti, mentre le capacità interne del dispositivo, che sono senz'altro presenti, sono dei circuiti aperti. Quindi nel campo delle medie frequenze, per un motivo o per l'altro, non ho effetto capacitivo. A questo punto al dispositivo sostituisco il modello a piccolo segnale e dal circuito che viene fuori mi vado a calcolare i parametri che mi interessano. Ricordate, nel modello a piccolo segnale la VBE viene rappresentata come VB greco, ma si tratta della VBE. Questo, diciamo, si fa perché la VB greco è la tensione che va a insistere sulla resistenza che noi abbiamo chiamato RP greco. Quindi questo qua diventerà G con M VB greco. Dopodiché ci vado a disegnare attorno la rete elettrica così come sta collegata in questo circuito. Quindi con la RP che va a massa, la R con C, la R con L. Quindi quello che viene fuori è una rete molto semplice e chiaramente noterete l'analogia con il SURS comune, no? È esattamente lo stesso circuito, l'unica differenza che ci sta è che quando trattate con il transistore bipolare voi avete una resistenza d'ingresso non infinita, come invece succedeva per il MOSFET. Quindi la topologia grosso modo è la stessa, quindi i risultati saranno analoghi. La differenza fondamentale è la presenza di una resistenza di ingresso nel modello del transistore. D'altra parte, il MOSFET veniva un condensatore.
calcoliamoci quindi per le mettiture comune, ci andiamo a calcolare la resistenza di ingresso. La resistenza di ingresso è la resistenza che io vedo guardando dopo il generatore di tensione. Questo è un circuito estremamente semplice, quindi si può analizzare per ispezione praticamente. Se io vado a guardare qua dentro, la resistenza che vedo tra questo punto e questo è il parallelo di questo punto. Quindi è RB parallelo RB. La resistenza di uscita è la resistenza che io vedo guardando dal lato del carico, avendo spento il segnale. Anche in questo caso si può analizzare per ispezione, se voi spegnete questo segnale, qui non avete nessuna differenza di tensione perché non ci sta chi ve la genera, quindi VP greco è 0, quindi qui non avete niente, quello che resta è il parallelo di queste due resistenze. Quindi la resistenza di uscita è pari a RC parallelo R0. Oh, ci tengo a sottolineare una cosa, perché finché questa rete sia semplice, negli altri casi diciamo ci servirà questa precisazione, cioè quando noi ci calcoliamo la resistenza di ingresso, di fatto che cosa vuol dire? Vuol dire che io poi il circuito, dal punto di vista di quello che viene guardando da questo lato, io lo posso schematizzare così, la resistenza di ingresso è tutto quello che io vedo quando vado da qua a qua. Quindi questo fatto tenetelo presente, perché poi questo diciamo vi semplificherà parecchio l'esame degli altri circuiti. Calcoliamoci adesso il guadagno di tensione, ovvero un 0 su V sigma. Anche questo ormai lo dovremmo sapere fare, diciamo, rapidamente, perché V0 è la tensione che sta ai capi di questo parallelo che viene attraversato da questa corrente, cambiato di segno, quindi lo scrivo direttamente come meno G con M, R0 parallelo R parallelo C per VP greco. Ma noi VP greco lo sappiamo scrivere, perché al di là che lo posso ricavare facilmente da qua, ma VP greco non è altro che la tensione che sta qua, no? La VP greco è la tensione che sta all'ingresso, quindi siccome io la resistenza d'ingresso me la sono calcolata, io VP greco lo posso scrivere banalmente come il partitore di tensione sulla resistenza dell'ingresso, ok? Quindi lo posso pure così passare per il circuito, ma lo scopo di calcolarsi la resistenza d'ingresso alla fine è questo. Quindi questa qui è l'espressione del guadagno. La vado a riportare qua. Quindi meno G con M, questa denoto come R0 asterisco il parallelo delle tre resistenze. R con N diviso R con N più RC. Voi ce l'avete già scritto. Oh, andiamoci a calcolare anche il guadagno di corrente e poi diciamo ragioniamo sui risultati che abbiamo ottenuto. Per calcolare il guadagno di corrente noi dobbiamo definire una corrente di ingresso nell'amplificatore e una corrente in uscita. Allora, consideriamo la corrente che entra nell'amplificatore, quindi la corrente che attraversa il generatore, e definiamo I con 0 la corrente uscente dall'amplificatore, cioè quella che entra nel carico, e ci vogliamo calcolare il guadagno di corrente, ossia I con 0 su I con 1.
calcolare questo guadagno di corrente? Guardate, è abbastanza immediato, perché la corrente di uscita è quella che attraversa il carico, quindi non è altro che V su RL. La corrente di ingresso chi è? La corrente di ingresso è quella che passa qua dentro, quindi io la posso calcolare da questo circuito qua, è la V sulla somma delle resistenze, e quindi sarà uguale a Rsig più Rin diviso di Sig. Ma V0 su V sig è il guadagno di tensione. Quindi questo non è altro che il guadagno di tensione per questa quantità. Io me la riporto anche in questo schema, voi ce l'avete a disposizione. Diciamo, il modo di analizzare l'amplificatore è abbastanza semplice, però cerchiamo di interpretare i risultati che abbiamo ottenuto. Supponiamo di voler utilizzare l'emettitore comune per fare un amplificatore di tensione, quindi vorrei che questo oggetto avesse una resistenza all'ingresso la più elevata possibile. Se vado a guardare questa espressione scopro che la resistenza d'ingresso è il parallelo di due resistenze, RB e RB'. Tipicamente, questo lo vedrete pure negli esercizi, questa resistenza qua è abbastanza grande, perché qua dentro ci passa una corrente di base, che è una corrente molto piccola, quindi sono centinaia di kilo in generale. La resistenza RB' è una resistenza di qualche kilo. Poiché nel parallelo domina sempre la resistenza di valore inferiore, questo vuol dire che la resistenza di ingresso di questo sarà di qualche kilo ohm, e quindi certamente non una resistenza elevata. Che per noi la resistenza elevata sono i mega ohm, centinaia di kilo ohm. Lo stesso discorso vale anche per la resistenza di uscita. La resistenza di uscita è RC parallelo R0. R0 noi abbiamo visto una resistenza molto grande, perché la salita della corrente è una salita, diciamo, modesta. Questo vuol dire che in quel parallelo domina la resistenza di collettore, che è una resistenza di polarizzazione e che come tale vale qualche chilo, o decine di chilo. Noi vorremmo una resistenza di uscita bassa e anche qui non ci siamo. Guadagno di tensione. Guadagno di tensione, la prima cosa che si osserva è che l'ingresso e l'uscita sono in posizione di fase, cioè sarebbe meno, ma questo certamente non è un problema. E poi abbiamo G con M per un parallelo di resistenze, che diciamo rappresenta il guadagno massimo che voi potete avere. Perché? Perché questo termine qua è minore di 1. Quindi, se questo termine vale 1, il guadagno massimo è G con M per il parallelo di queste resistenze, che generalmente per un amplificatore a transistori può valere anche 100, per questo uno è abbastanza elevato. Mediamente la resistenza del generatore di tensione dovrebbe essere, diciamo, minore della resistenza di ingresso, in ogni caso ci sta, diciamo, questo particolare. Questa configurazione, tra tutte quelle che vediamo, è quella che presenta il guadagno di tensione più elevato. Quindi se uno deve fare un amplificatore di tensione, vedrete che deve necessariamente metterci un emettitore comune. Però, se uno vuole fare un amplificatore con delle prestazioni buone, deve in qualche modo metterci uno stadio in ingresso e uno stadio in uscita che ci aggiustano la resistenza di ingresso e di uscita, che invece, diciamo, non sono come uno si aspetterebbe.
L'altra cosa che possiamo osservare è che in corrispondenza di un guadagno di tensione abbiamo anche un guadagno di corrente proporzionale al guadagno di tensione. Quindi la possibilità di amplificare tensione e corrente. Quindi l'emettitore comune, vedremo, adesso lo vedremo, facciamo le altre configurazioni, è quello che si ottiene quando io voglio un guadagno di tensione elevato. Tutte le altre configurazioni non ci consentono di avere questa caratteristica. L'ultima cosa che è interessante calcolare da questo amplificatore, perché qualche volta diciamo l'abbiamo nominata questa cosa, è il guadagno di corrente di questo amplificatore in condizioni di cortocircuito, AIS. Perché ci andiamo a calcolare questo guadagno? Perché quando abbiamo presentato i parametri caratteristici del transistore, abbiamo detto che il beta rappresenta il guadagno dell'emettitore comune in condizioni di corrente, dell'emettitore comune in condizioni di cortocircuito. Allora verifichiamo che effettivamente questo sia come l'abbiamo detto. Che significa guadagno di corrente in cortocircuito? Significa che io devo immaginare di chiudere il cortocircuito d'uscita, quindi portare questo punto a massa, e andarmi a calcolare in queste condizioni I con 0 sui I. Se io vado a chiudere questo a massa, tutte queste resistenze non sono più attraversate da corrente, perché stanno tra massa e massa, quindi non c'è differenza di potenziale ai capi. Che cosa vuol dire? Che l'unica corrente che ci sta in questo circuito è questa qua, G con M di T greco, col segno cambiato, perché io la I con 0 l'ho presa positivo uscente. Ok? Avere messo questo a massa significa che tra qua e qua ci sta la massa, quindi questa qua non ci sta niente, qua non ci sta niente, qua non ci sta niente. Che cosa rimane? Rimane che la corrente di uscita è pari a meno G con M. La corrente di ingresso vale sempre quello che abbiamo detto là. Se io guardo quel circuito, la corrente di ingresso chi è? È V. Ah, me la posso calcolare anche molto più facilmente così. La corrente di ingresso è data dal parallelo di queste due resistenze ai capi delle quali insiste la tensione di pi greco. Quindi me la posso calcolare facilmente come pi greco per RB parallelo RB3. Ok? Allora, se voi guardate qui, VP greco e VP greco si semplifica, abbiamo detto che in questo parallelo il termine che domina è sempre la VP greco, perché la RB è certamente più grande. Quindi questo guadagno vale meno G con M RP greco. G con M RP greco che non è altro che il beta del transistore. Ok? Quindi abbiamo cortocircuitato, quindi le resistenze non sono più attraversate da corrente, la corrente di uscita è questa che abbiamo di segno. Poi la corrente di ingresso come ce la siamo calcolata? La corrente di ingresso entra in questa resistenza, che è la resistenza di ingresso, quindi è V sul parallelo di queste due. Se voi semplificate l'espressione, vi trovate che effettivamente il beta, in valore assoluto, rappresenta il guadagno di corrente dell'emettitore comune in condizioni di cortocircuito. Ok? Quindi diciamo, non abbiamo detto cose strane. Questo diciamo per quanto riguarda l'emettitore comune.
abbiamo fatto per il MOSFET, una configurazione molto importante che deriva da questa è la configurazione emettitore comune con la resistenza sull'emettitore. Anche in questo caso osservate il tipo di analisi che facciamo, perché questa topologia qua noi la troveremo tante altre volte io non mi metto a fare tutti i calcoli, diciamo dopo era assodato che avete capito come si ragiona quando la topologia è quella. Ok? Se cambiano i nomi delle resistenze ma la forma della rete resta la stessa, è chiaro che l'analisi è quella, è la stessa. Quindi io modifico questo disegno, poi ve lo ridisegnate, io ci aggiungo la resistenza di emettitore. E la capacità di emettitore la metto sotto. Quindi questo qui diventa l'emettitore comune più resistenza di emettitore. Chiaramente l'analisi sarà sempre la stessa, noi ci concentriamo adesso soltanto sulla analisi AC per valutare i parametri dell'amplificatore, ma è chiaro che tutta l'analisi fa sempre lo stesso modo. Quindi se io voglio fare l'analisi AC vado a sostituire sempre il modello, questa volta però avrò la presenza della resistenza di emettitore. L'unica cosa che è cambiata è che quando cortocircuito le capacità, quello che fa massa è questo punto qua. Quindi mi porto nel modello la resistenza di emettitore collegata a massa. La prima cosa, diciamo, che salta agli occhi è il fatto che adesso considerare questa resistenza diventa un po' più complicato perché non sta più in parallelo alle altre e quindi, diciamo, in questo come in tutti gli altri casi noi ci accontentiamo di un'analisi meno precisa ma più immediata e quindi trascuriamo questa resistenza. Vi ricordo che noi la possiamo trascurare perché l'aliquota di corrente che passa qua dentro è molto minore della corrente girovolante di Pgreco, che è la corrente di condutture immaginata costante.
potenza di ingresso di questo amplificatore adesso come si calcola? Che cosa vedo io adesso guardando qua dentro? Come vedete, questa volta non posso più dire che c'è il parallelo di questa. Questa è una rete che troveremo spesso, diciamo, con questa conformazione. A questo punto io questo non lo posso più dire, ma devo andare a fare necessariamente un'analisi diversa. Allora, immaginiamo di non avere alternative, quindi facciamo l'analisi classica, cioè mettiamo il generatore di test, eccetera. Dopodiché vi faccio vedere invece una maniera estremamente semplice per velocizzare questo approccio. Dopodiché, se uno se lo ricorda, l'approccio semplificato lo fa. Se uno non se lo ricorda, si applica i principi di Kirchhoff, le definizioni, eccetera, e funziona chiaramente lo stesso. Quindi, ognuno poi affronta il problema come gli pare. Però, quello che vi volevo far vedere è esattamente questo. Se io volessi, diciamo, non lo so fare, non so, non conosco altri metodi, allora devo applicare la definizione di resistenza d'ingresso. Se applico la definizione, che devo fare? Devo sostituire il generatore reale con un generatore ideale, cioè senza resistenza serie, e fare il rapporto V/I, e quella è la resistenza che sto cercando. Allora devo fare necessariamente questo, però posso comunque semplificarmi un po' la vita, nel senso che la resistenza che io vado a vedere da qua dentro sicuramente è composta da due pezzi. Uno è sicuramente questa qua, che sta proprio in parallelo ai due capi ai quali voglio testare l'amplificatore, e poi ci avrò il contributo di quest'altro pezzo. Quindi di sicuro io posso dire che la resistenza d'ingresso che sto cercando sarà pari a RB in parallelo con un'altra cosa che io chiamo RX, che è la resistenza di questo pezzo qua. D'accordo? Questo lo posso dire sempre. Per cui io poi il generatore di test lo vado a mettere direttamente a questo lato qua. Quello che viene lo metto in parallelo con la RB. Quindi io posso analizzare questo circuito fatto così. Qui mi troverò la RB greco con la BB greco. Qua la R con E. E qua G con M, BP greco con le due resistenze che stanno in parallelo. Ok? Quello che io sto cercando è il rapporto V con X su I con X, che è questa RX incognita. Chi è la somma di queste due tensioni, ossia di Vp greco, che è la prima tensione, forse mi conviene scrivere in termini di corrente, quindi direttamente come Rp greco per I con X, ok? Più questa tensione qua, orientata in questo verso qua. Questa tensione qua chi è? È R con E per la corrente che circola qua dentro. La corrente che circola qua dentro chi è? Ricordatevi che questo è sempre un transistore bivolato, non è una rete qualsiasi. La corrente che circola qua dentro chi è? È la somma della corrente di base e della corrente di collettore. Quindi è la corrente di emettitore. La corrente di emettitore in che relazione sta con quella di base? È beta più 1 volte la corrente di base, ok? Cioè non è una corrente qualsiasi, ma comunque se vi fate i conti viene lo stesso risultato, dovreste fare Vp greco su Rp greco più C con M di Vp greco, sempre l'anno per finire, diviso I con X. Quindi elevate la I con X, quello che vi avanza è la aliquota di resistenza che voi stavate cercando, che dovete mettere in parallelo a RB. Ok?
Quindi tirando le somme, questa è l'esistenza di ingresso di questa nuova configurazione, viene ad essere RB parallelo RB greco più R con E per beta più 1. Questa qua è la resistenza di ingresso. La riscrivo perché sennò veramente non si capisce niente. Allora, la resistenza di ingresso è pari a R con B in parallelo a R pi greco più R con E per 1 più B. Allora, diciamo, questo è l'approccio standard. Sono andata ad applicarmi la definizione di resistenza d'ingresso. Posso cancellare, mi trovate? Come avrei potuto affrontare questo problema in una maniera molto più semplice? E questo voi lo potete fare sempre quando la rete, diciamo, tra questa topologia qua. Se io avessi avuto queste due in serie, quindi questa parte del circuito non fosse stata presente, la resistenza d'ingresso quanto sarebbe venuta? Avrei fatto questo più questo in serie con questo, no? Quindi avrei avuto una semplificazione estrema del calcolo. Posso farle questa trasformazione? Sicuramente. Io posso modificare una rete a patto che le tensioni restino inalterate. Se le tensioni restano inalterate, io posso disegnare la rete anche in una maniera equivalente, senza che cambi niente del risultato. Allora, come faccio io a eliminare questo pezzo di circuito lasciando inalterate le tensioni? Che cosa abbiamo detto noi prima? Noi abbiamo detto qua dentro passa la corrente di emettitore. Quella deve passare. Se io prendessi questo pezzo di rete e lo cancellassi da qua, che cosa avrei fatto? Avrei eliminato l'aliquota di corrente di collettore. Quindi che cosa succederebbe in questa rete che mi resta? Che qua dentro ci circola la sola corrente di base. Che vuol dire? Che ho ridotto la caduta di tensione di 1 più beta. Mi spieghi? La tensione ai capi di R con E chi è? È R con E per I con E. Ok? Quindi R con E per 1 più beta per I con B. Se io faccio circolare, perché ci ho tolto questa parte qua, nella resistenza R con E la sola corrente di base, per avere la stessa caduta io devo considerare questa resistenza 1 più beta volte più grande, perché in questo modo avrei che la tensione ai capi di questa resistenza sarebbe R con E per 1 più beta per la corrente di base, cioè esattamente la stessa cosa. Ok? Quindi questa regola, che viene denominata regola della riflessione, voi la potete utilizzare sempre. Cioè voi potete modificare la rete in maniera tale da togliere il contributo della corrente di collettore, quindi sostanzialmente la parte destra della rete, a patto però di ricordarvi che la resistenza qui deve essere moltiplicata per 1 più beta, perché deve rimanere inalterato il bilancio del. Perché si chiama regola della riflessione? Perché guardandolo da un altro punto di vista, quello che io ho fatto, in realtà che cosa ho fatto? Ho detto, guarda, che quando tu vai a guardare dal lato della base, le resistenze che compaiono all'emettitore, tu le devi moltiplicare per 1 più beta. Cioè tu puoi
mattina la dimostrazione, diciamo, è sempre questa. Se tu guardi da qua, quello che compare all'emettitore lo devi considerare 1 più beta volte più grande. Se io faccio questa trasformazione, il calcolo della resistenza di 3 è istantaneo, perché quanto mi viene? Rp greco più Re per 1 più beta in parallelo con Rb, cioè esattamente quello che mi è venuto. Ok? Quindi se voi vi ricordate questa considerazione, tutte le volte che vi trovate con questo tipo di problema lo potete semplificare in questo modo. Chiaramente io mo la rete la vado a ridisegnare com'era, perché sennò questa che ho disegnato non mi consente di andarmi a calcolare gli altri parametri. Poi c'è la rete disegnata, questa è G'N di pi greco, possiamo, diciamo, procedere con l'analisi. RA, la resistenza di uscita. Beh, in questo caso la resistenza di uscita non cambia nulla e quindi la posso, diciamo, ritenere circa RC. Perché circa? Perché ho trascurato R0, quindi quello che viene è circa RC. La cosa veramente interessante da andarsi a calcolare è il guadagno di tensione, ovvero rigore zero su V0. V0, e questo, diciamo, siamo sempre alla stessa espressione, G con M di pi greco, R. Adesso però ci dobbiamo calcolare la relazione non banale tra Rp greco e V sigma. Qua posso sfruttare la rete di prima. Ok? Quindi ricordate la rete di prima come era fatta. Qua c'ho Rb, qua c'ho Rp greco. Qua c'ho R con E per 1 più beta. Ok? E poi vi ricordo pure che avendo noi calcolato la resistenza di ingresso, io so anche che l'intera rete, io poi la posso schematizzare in questo modo, dove questa è la resistenza di ingresso, quindi questa tensione qua non è altro che questa tensione qua. Ok? Quindi sto mettendo un po' tutto insieme le cose che abbiamo visto. Ricordiamoci, quello che noi vogliamo fare è trovare la relazione tra questa corrente, questa tensione e questa tensione. Come abbiamo fatto altre volte, passiamo per una tensione intermedia, quindi passiamo per questa tensione qua, V', cioè la tensione che insiste ai capi di tutta la resistenza di ingresso. Che posso dire da qua? Che questa è il partitore di questa sulle due resistenze. Quindi posso scrivere che cosa? Che vado a scrivere qua. Vp greco chi è? È il partitore Rp greco più Re per 1 più beta della V'. Ma la V' è facile per me calcolare, perché
conosco già la resistenza d'ingresso. Quindi l'AB' non è altro che il partitore della tensione esterna sulla resistenza di ingresso. Chiaramente tutte queste cose, se voi diciamo vi esercitate con l'analisi dei circuiti, poi vi vengono immediate. A questo punto, se io vado a mettere insieme queste due espressioni, ottengo quello che sto cercando, cioè il guadagno di tensione di questo amplificatore. Quindi siamo meno G con L RC parallelo RL per RP greco diviso RP greco più R con E per 1 più beta per R in diviso R in più R sigma. Allora, vista così questa espressione, diciamo, non dice molto. In realtà è molto importante, perché cominciamo a guardare la resistenza d'ingresso. Prima noi che abbiamo detto per l'emettitore comune, guardate qua, è un parallelo, domina la più piccola, quindi è una resistenza scarsa come resistenza d'ingresso. Guardate adesso. Questa resistenza che era piccola, io adesso la sommo con una resistenza moltiplicata per il beta, che è almeno un centinaio. Quindi questo termine qua diventa confrontabile con questo, diventano centinaia di kilo, quindi la resistenza d'ingresso è salita come prima cosa. Questo vuol dire pure che se la resistenza d'ingresso è grande, certamente la resistenza del generatore la posso ritenere trascurabile, quindi questa quantità qua tende all'unità. Però posso ancora fare delle considerazioni su quello che mi resta. Quindi, ritenendo che questo vale 1, che cosa mi resta qua? Qua sotto, per lo stesso motivo, questi due termini non sono uguali, ma questo è molto maggiore di questo qua, perché questo è RP greco e questo è RE per 1 più beta. Quindi anche questo termine qua, nella somma, io lo posso trascurare. Che cosa vedo ancora? Che qua sopra chi ho? Ho G con M e RP greco, cioè il beta. Questo qua è il beta, l'avevo visto l'altra volta, G con M per RP greco. Allora che cosa mi resta? Mi resta che A con B è meno beta RC parallelo RL diviso R con M per 1 più beta. Ma beta è molto maggiore di 1, quindi beta più 1 e beta praticamente sono la stessa cosa. Quindi io questo e questo li posso ancora semplificare. Che cosa mi resta? Mi resta che il guadagno di tensione, se ho progettato bene l'amplificatore, si approssima semplicemente con il rapporto di resistenze, cioè ho eliminato l'influenza dei parametri, che sappiamo che sono sempre, diciamo, complessi da analizzare, e quindi ho avuto un'azione di stabilizzazione sul guadagno. Okay? Tipicamente questa espressione è pari a meno RC su RE. Perché? Perché in genere il carico che uno mette è grande rispetto alle resistenze di polarizzazione. Quindi quando voi avete un esercizio di questo tipo qua, un modo per capire se il carico è grande, come sempre è centinaia di kilo,
Per farvi un'idea se vi siete trovati o meno, immaginate che il rapporto è questo qua, RC su R, ok? Che vuol dire pure che questo guadagno è basso, perché le resistenze di polarizzazione tipicamente sono dello stesso ordine di misura. Quindi è un guadagno basso, ma esattamente, diciamo, prevedibile, perché è legato solo alle resistenze e non ai parametri.